Volevo cercare di capire, di far capire cosa sia un conflitto di interesse. Io non ho alcun conflitto. Io ho un sapere, una conoscenza specifica, grazie alla quale sono diventato sottosegretario ai beni culturali, ovvero alla cultura. Ho scritto molti libri, ho fatto molte mostre, ho scoperto molti quadri sconosciuti, e ho restaurato, ho fatto restaurare, quadri altrettanto sconosciuti. I restauri si possono vedere, i quadri si possono vedere, li ho fatti conoscere, li ho esposti in mostre e ho fatto molte conferenze. Ho fatto spettacoli a teatro raccontando l'arte, che è cosa diversa dal seguire le attività dei musei e delle sovrintendenze. Quindi io non ho alcun conflitto di interesse. Io ho raccontato l'arte che conosco ed è un mio dovere morale e culturale. Io ho scoperto dei quadri, io ho fatto restaurare dei quadri. Per questo sono accusato di avere in qualche modo, forse saputo, che un quadro era rubato, ma non è certo il quadro di cui io mi sono occupato e del quale ero assolutamente certo della provenienza. Di un quadro di cui dicono che è stato venduto, non a me, a 10.000 euro e che sarebbe stato esportato non da me, per cui sono accuse molto fumose e legate a dei fatti specifici che non esistono. Come non si può immaginare che chi conosce l'arte, per questo va il sottosegretario, chi conosce i monumenti, chi conosce i musei, non possa parlarne, non possa parlare dei suoi libri. Sembrerebbe una cosa inconcepibile, eppure questo mi rimproverano. E in virtù di questo un signore che si chiama Nicola Fratoianni, deputato di un movimento che si chiama, credo, Sinistra Italiana, connesso e collegato al Partito Democratico per ottenere alcuni deputati, dica: pensavamo che con Sgarbi e cita un ministro, questo governo avesse raggiunto il livello più basso nel degrado istituzionale. Vorrei capire perché. Il livello più basso è conoscere e parlare dell'arte e scoprire quadri e farli restaurare? Questa è la sostanza. Il resto sono grottesche accuse di un gruppo di, come dire, piccoli inquisitori che cercano persone che mi odiano per dire cose contro di me. Questa è la sostanza, su questo si basano le mozioni contro di me. Ma questo sarebbe il degrado istituzionale più basso. Ora io mi chiedo, ma essere segretario di un partito che si chiama Sinistra Italiana e far eleggere in un collegio sicuro, non dove è nata, non dove vive, ma a Lecce, è nata a Camerino, intendo la moglie, la signora Fratoianni, di cui non voglio dire il nome con cui è diventata parlamentare, ma metà di Sinistra Italiana è costituita dalla moglie del segretario di Sinistra Italiana. Ora io dico a chi mi ascolta, se è conflitto di interesse fare una conferenza, cosa sarà se non un interesse di vantaggio, di stipendi, di indennità, di tutto quello che è legato all'attività dei parlamentari, in cui un marito fa eleggere e comunque candida la moglie in un collegio in Puglia dove nessuno probabilmente l'ha mai vista e conosciuta, ma quel collegio è un collegio garantito nella corruzione generale di un sistema elettorale che è evidentemente corrotto, che non prevede preferenze, ma insomma è quello che abbiamo. In quel collegio, in Puglia, a Lecce, viene eletta una signora che vive a Foligno con suo marito, che è il segretario del partito, e che è nata a Camerino. Ora, io non dico nient'altro, non è certamente una forma di sessismo, perché potrebbe essere anche un compagno, potrebbe essere il marito del marito, non è che io discuto che sia la moglie, ma di fatto è la moglie sposata con il segretario del partito che la candida e essa viene eletta, non con voti personali, ma con i voti del partito che ha candidato lei e non un'altra. Ora, io ho un conflitto di interessi. E Fratoianni cos'ha? Fratoianni cos'ha? Un interesse senza conflitto? Non è un interesse di famiglia? Non è una famiglia che ottiene due stipendi
attraverso una candidatura nel partito di cui è segretario il marito e non si vergogna di parlare di degrado? Il degrado è questo, e io lo denuncio a quelli che mi ascoltano senza aver fatto altro che dire la verità dei fatti su di me, e se non possono dire niente che non sia pettegolezzo di giornali scandalistici. Si parla di un quadro che è stato rubato, non è il quadro che io ho, ma in ogni caso quel quadro c'è, prima non si conosceva, oggi c'è, è restaurato, è a disposizione di tutti, è stato visto da 100.000 persone, e io devo essere accusato di degrado istituzionale per questo? Questo io ho fatto, queste tre cose ho fatto: parlare e raccontare l'arte, trovare quadri sconosciuti, far restaurare quadri, punto. Questa è la mia colpa, non ci sto, non l'ho fatto, e non c'è nessun degrado. Il degrado è loro, di chi fa eleggere sua moglie in Parlamento essendo segretario del partito in cui sua moglie viene eletta, la signora Fratoianni. Non voglio dire di lei che col suo nome avrà il suo merito e le cose che ha fatto, nessuno le discute. Non è un attacco a una donna, è attacco a un sistema, a un conflitto di interesse, a un interesse evidente che appare da quanto ho detto. Caro Fratoianni, questo è il degrado.